Buongiorno, grandissimo piacere, grandissimo onore, come sempre. Io non ti vedo, non lo so, eccoti qua, Eccomi. grazie. In effetti, Jean Ergas, cercheremo di capire in questa giornata importante in termini di dati macro, se questo effettivamente che abbiamo visto negli Stati Uniti, stiamo parlando del PCE Price Index, è effettivamente il picco. Allora, questo è estremamente difficile da dirsi perché si stanno accavallando due fenomeni qui. Ossia, il primo è il fenomeno delle catene di rifornimento delle supply chains che precede l'invasione in Ucraina. Questo è molto importante. Dunque, c'era già lì un certo disappunto che questa situazione non si risolvesse, e più era combinata con una fortissima domanda interna risultante da una ripresa inaspettatamente forte del mercato del lavoro e nonché da generosi stimoli fiscali che furono elargiti, risultando in un forte potere d'acquisto. A ciò si accavalla, diciamo, anche questo fenomeno della guerra in Ucraina che sta spingendo all'insù i prezzi, per esempio, dell'energia e poi tutto un indotto industriale. Questo è estremamente importante. Ricordiamoci, sta salendo anche molto l'acciaio. L'acciaio è passato da 450 dollari a tonnellata a 1.500 e costituisce il 60% del peso di una macchina. Dunque, qui vedremo chiaramente dei sobbalzi. Io credo che noi siamo probabilmente in zona gol. Questo l'ho detto anche prima. Chiaramente eravamo circa 1% sotto dove siamo adesso e confesso i miei peccati, ma io non credo che possa andare fino al 10% il headline. Però c'è un altro aspetto che vorrei dire, è che questo che noi stiamo vedendo è chiaramente un segnale molto forte per la Federal Reserve, assieme ai dati in continuazione forti, che continuano a essere forti sul mercato del lavoro, per perseguire una strategia abbastanza dura nei confronti della politica monetaria. Dunque questo è molto importante. Io direi grossi ribassi su PCE, probabilmente non ce li vedo. Un consolidamento e un merger praticamente tra quello che è il headline e quello che è il core, io lo considero probabile e considero anche che la Federal Reserve non si stia più orientando su questo core, ma sull'aumento mese in mese del headline, perché oramai il discorso non è più distinzione lungo termine, breve termine, volatilità, ma il rischio che questi aumenti dei prezzi si consolidino tutto il lungo della catena di valore. Ecco, Gian, giusto per capirci, i mercati, specie l'obbligazionario, ieri abbiamo visto, anzi l'altro ieri, per qualche istante l'inversione della curva dei rendimenti, Giusto. forse dico, indicano che hanno già apprezzato, tra virgolette, scontato il rialzo dei tassi da 50 punti base, perché mi sembra anche un po' chiara, la via che vorrebbe prendere la Fed da ora in avanti. Ma io credo di sì, effettivamente, hanno praticamente, ossia, fatto il pricing, però secondo me il discorso è un altro. Il discorso è anche che il 10 year, effettivamente, lo vediamo che sto sotto, c'è questa inversione, ci sono diverse inversioni, poi ci sono diversi anche appiattamenti che sono ancora più interessanti. Per esempio tra il 2 e il 10, alcuni dicono che ho scorto l'inversione, come ho visto la balena, praticamente, qui avvistando una balena da una nave. Però chiaramente sì, ossia il mercato sta dicendo qui la Fed alza i tassi, qui la Fed effettivamente fa gioco duro, ossia praticamente contro l'inflazione. Qui a lungo termine probabilmente il tasso di inflazione scenderà e dunque il rendimento reale di un'obbligazione sale e questo è il discorso del mercato. Ricordiamoci anche un altro discorso qui estremamente importante, che c'è ancora del buying sui treasuries, che c'è il rischio politico. Il rischio politico non è svanito, non c'è la pace in Ucraina. A questo punto ci sono diversi rischi che aleggiano. Dunque noi vediamo due spinte qui. Una, sì, la Fed forse si farà sul serio e dunque farà scendere l'inflazione più a lungo termine. E due, c'è il political risk buying che sta continuando sulla asset allocation. Gian, giusto per capirci, i rischi di stagflazione attualmente, perché poi ci tengo a sottolineare che ieri abbiamo visto i numeri della Spagna in termini di inflazione quasi al 10%, al Giusto. 9,8% sempre su base annuale. Oggi abbiamo visto quella dell'Italia che anche su base mensile cresce dell'1,2% rispetto a 0,9% di attese e su base annuale al 6,7%. I rischi di stagflazione sono più ampi in Europa o negli Stati Uniti? Ma io credo che siano probabilmente più ampie anche in Europa. Motivo estremamente semplice, premiero fatto che l'Europa importa inflazione, dopo noi la generiamo internamente, ossia da noi, per esempio, una stretta monetaria può avere un maggiore impatto sulla domanda di credito o sull'ottenimento del credito. Ricordiamoci che l'economia americana funziona sulla base credit, dunque lì c'è una reazione pressoché immediata nei confronti dell'Eurozona. Qui la situazione è completamente diversa. Questa inflazione è in gran parte importata, sulla quale, secondo noi, effettivamente la politica monetaria potrà avere ben minimo impatto.
quello che può proteggere, secondo me, in un certo senso, l'offerta cuscinetto per l'Eurozona è che c'è un fortissimo risparmio all'interno dell'Eurozona, forti risparmiatori, percentuale indebitamento singolo più basso di quello che c'è negli Stati Uniti, dunque reazione a stretta monetaria probabilmente minore, ma io non prevedevo già dall'inizio una fortissima ripresa, diciamo, Eurozona. Ritengo che ci sarà probabilmente un headline che continuerà a essere molto forte per motivo energia e motivo import di materie prime. Ricordiamoci che noi qui negli Stati Uniti controlliamo la value chain, ossia abbiamo tutti gli input, possiamo andare dall'input se vogliamo fino al prodotto finale. Questo non accade nell'Eurozona, dove la value chain è molto più spezzettata, dove c'è il prodotto finale, ma c'è una forte dipendenza dall'estero per i prodotti, diciamo, input. Questo è molto importante. Dunque, probabilmente lo vedo un rischio maggiore lì, ma non vedo una stagflazione tipo anni 70, 80, quella che ho vissuto io. Io vedo probabilmente una crescita un po' più lenta, con un tasso di inflazione headline che permane alto, però una crescita reale che nonostante continua. Ecco, detto ciò, volevo semplicemente capire, mi sembra chiaro quello che farà la Fed ora in avanti, priorità assoluta, calmierare i prezzi. La BCE invece, hanno parlato diversi esponenti della BCE nel corso di questa giornata, in particolar modo Christine Lagarde ha detto che l'Europa entra in una fase molto complicata, molto difficile e molto incerta, però la BCE farà di tutto per calmierare i prezzi e non soltanto raggiungere la stabilità dei prezzi. A tuo avviso hanno un bel po' di lavoro da fare le banche centrali per riguadagnare la propria credibilità, perché io lo dico, i market participants non si fidano più a ciò che dicono le banche centrali, specie alla BCE, che comunque sembra che abbia l'inflazione proprio fuori controllo. Ma ci sono due inflazioni, quindi di essere molto chiari, nell'Eurozona c'è l'inflazione headline, che è quella che viene scaturita da tutto l'import dell'energia, anche materie prime, e poi c'è l'inflazione proprio a livello interno. Allora, siamo chiari, sono entrambi questi dati troppo alti, questo è poco ma sicuro. Io credo che cosa farà la BCE a questo punto, sicuramente non revocherà, diciamo, questo ritiro dello stimolo monetario, tramite chiaramente acquisto obbligazioni, lì vanno avanti e secondo me si dovranno confrontati a dover alzare i tassi o fare qualcosa entro la fine dell'anno. Questo per me è poco, ma sicuro loro non possono lasciare una situazione dove c'è una Spagna che fa un headline del quasi 10%, abbiamo Germania a livelli che per la Germania, questo è molto importante, c'è un'inflazione diversa, ossia viene vista diversamente nei diversi paesi dell'Eurozona, ossia la Germania ha la fobia inflazione, la Germania vive praticamente nemico principale numero uno, nemico numero uno, inflazione. Sì. La Spagna è un paese che ha conosciuto diverse avversie, dunque ha un tasso di inflazione probabilmente strutturale più alto, anche per motivi insiti, proprio struttura economica. Dunque io credo che qui loro dovranno muoversi e credo che ci sarà un asse franco-tedesco che spingerà affinché comincino a correre ai ripari. Gian, visto che hai detto questa cosa che è assolutamente vera per la Germania, però diciamo che inizia ad essere l'inflazione la major headline, ovvero il motivo per cui causa mal di testa anche a Biden, anzi si inizia a speculare che sarà presidente solo di un mandato, la mossa con il rilascio di scorte, quasi, questa è un'indiscrezione per ora, 1 milione di barili al giorno, una mossa della disperazione per calmierare i prezzi della benzina, così è vista un po' all'estero, tu come la vedi? Ma io la vedo innanzitutto come una mossa politica interna, ossia lui deve, ossia in certo senso, ossia correre ai ripari e dire agli americani non preoccupatevi, non rimarrete a piedi, questo è estremamente semplice, ossia il prezzo della benzina negli Stati Uniti è molto più politico quanto non lo sia in Europa, certo. Prima ero fatto quando io vado in Europa, io per motivi così di miopia non mi piace guidare, ossia per esempio ho trasporti pubblici dappertutto, posso anche fare a meno della macchina molto comodamente, negli Stati Uniti tu non puoi fare a meno della macchina, se tu vuoi lavorare negli Stati Uniti al di fuori di New York 3-4 grossi centri, tu dovrai avere macchina, ossia questo è essenziale, dunque c'è tutto un nesso, una causalità molto forte tra il prezzo della benzina e la disponibilità di manodopera, che poi riesce anche a calmierare la più disponibilità di manodopera, che la gente può permettersi di andare a lavorare, riesce a calmierare anche le richieste salariali e le spinte inflazionistiche. Dunque ci sono dei nessi, dei linkage qui estremamente forti, io credo che sia una manovra politica, lui è un po' disperato, è anche una manovra politica nel senso di avvertire per esempio l'OPEC+, che rimane ancorato sui 400.000, ossia lavora secondo praticamente il libretto sindacale, e anche un monito per esempio anche alla Russia di dire non fate troppo leverage, troppa leva sulla vostra arma energetica, perché noi abbiamo qui delle risorse. Ricordiamoci,
rilasceranno 1 milione di barili al giorno, secondo indiscrezioni. Questo è l'1% del consumo globale. Non risolveranno il problema a lungo termine del climate change, questo è chiaro, non risolveranno il problema insito sin dalla pandemia del sottoinvestimento in via capitale nel settore, ma questo non si aspetta nessuno. Ricordiamoci che il petrolio è un mercato cash and carry, io dare te soldi, tu dare me petrolio, io ci ho lavorato per anni, estremamente semplice come sillogismo, e ricordiamoci anche che c'è ancora una domanda molto forte di prodotti derivati dal petrolio, che sia il diesel, che sia la gasolina, che sia la plastica, perché nonostante la crisi in Ucraina, che è una cosa terribile, l'economia mondiale sta procedendo per il passo con il passo in avanti. Questo è molto importante. Qui vediamo la crisi energetica, un accavallarsi, un overlapping di diversi fattori che si stanno così, diciamo così, stanno generando una reazione tipo interessi composti qui, e Biden sta facendo quello che può. Poi secondo me il secondo punto sarà che lui alleggerirà in qualche modo le restrizioni sull'esplorazione e la produzione di energia negli Stati Uniti, perché questo è il vero punto ostico, se no qui noi non ne usciamo più. Grazie mille come sempre a Jean Ergas, capo economista Tigers Financial Partners, grazie per il tuo contributo, è sempre stato apprezzato, questa è la nostra ultima diretta insieme almeno sulle fonti TV, e spero che ce ne saranno altre occasioni ben presto. Grazie, tanto grazie Alessandra, sempre un grandissimo onore, grazie. Il piacere assolutamente nostro, Jean Ergas.